Signore e signori, state per assistere a qualcosa di indimenticabile. Questa è la 15ª edizione dello spettacolo famoso in tutto il mondo con protagonista l'unica, l'indimenticabile Zaza. Il prossimo 15 e 16 di aprile mettete qui in scena al Teatro Ramenini di Monterotondo lo spettacolo Il Vizietto, il musical. Sì, il 15 e il 16 siamo qui a Monterotondo con Il Vizietto, il musical, tratto dal film di Tognazzi degli anni 70, quindi un grande cult, un classico, e quindi insomma saremo in scena con la compagnia Un Bacio a Mezzanotte. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno avete cambiato spettacolo. Come è nata l'idea di cambiare e decidere di fare uno spettacolo così particolare? Beh, io lo vidi al Sistina qualche anno fa. E da lì mi sono innamorato proprio dello spettacolo, conoscendo anche gli attori, insomma, che poi ho scelto come protagonisti, ho detto questo è lo spettacolo giusto, questi sono i ruoli giusti per gli attori. Ecco mamma, scusate, ma sono stata fino adesso al capezzolo dello zio, al capezzale dello zio Morente. Voi mettete in scena praticamente a teatro un successo cinematografico che era del 1978, poi a Broadway nell'83 ci fu la prima versione musical. Sono passati 30 anni da allora, cos'è cambiato? Cos'è cambiato? In Italia non sembra cambiato nulla, insomma, per la tematica omosessuale e così via, insomma, perché qui si tratta, insomma, dello spettacolo, proprio tratta del matrimonio, quindi queste due persone, Renato e Alben, che stanno insieme e gestiscono questo locale in Costa Azzurra, con tante problematiche sicuramente. Secondo te il pubblico, appunto della provincia di Monterotondo in particolare, come potrà rispondere a questa tua provocazione? Ma sicuramente alcuni lo apprezzano, chi è più aperto di mentalità sicuramente piacerà molto, ad altri sarà sicuramente motivo di riflessione, si divideranno, no? sul tema, perché è un tema che divide poi alla fine. Comunque dà dei messaggi importanti, è sferzante, dà delle belle frecciate, sì, no, quello siamo contenti. Ed ora spalancate bene gli occhi, perché state per entrare nel magico mondo della cage. Folle! Un cast ampio e immagino che è stato anche difficoltoso dover dare ad ognuno di loro un ruolo. Sì, sono un po', perché comunque è un musical insomma importante, quindi sono tanti personaggi. E abbiamo un corpo di ballo composto da tre ballerine che vengono chiamate insomma le Cagelle, che sono Ivana Maltese, Jessica Toscano e Mara Sabbioni. Poi c'è la nostra cantante e anche lei è la proprietaria poi del ristorante Chez Jacqueline, dove ci saranno dei risvolti anche importanti per la storia, perché poi da lì inizia un po' la commedia degli equivoci, che è Veronica Rossetti. Poi abbiamo la nostra Marie, che è interpretata da Tatiana Spinello, Anne, che è la figlia di Marie, che è interpretata da Elisa Sciacquatori, e il nostro Loran, che poi si sposerà appunto con Anne, e questa è un po' la notizia che farà scalpore all'interno poi della storia, Loran, che è interpretato da Alessandro Mancini, e poi infine i due protagonisti, Renato, che fu poi il ruolo di Tognazzi negli anni 70, che è interpretato da Alessandro Grilli, e il nostro fantastico Andrea Bernardini, invece, che interpreta i panni, sicuramente un ruolo più difficile, uno dei più difficili mai scritti, perché canta, balla e recita i panni di Alben in arte Zazà nello spettacolo, che è Andrea Bernardini. Il vizietto! Il vizietto! Vizietto! Il tutto magistralmente diretti da? Ma no, magistralmente no, però insomma diretti da me, insomma, con la mia regia Andrea Scarpino, e grazie anche ovviamente alle coreografie bellissime di Martina Diodovic, grazie all'organizzazione generale che ha curato appunto i dettagli dello spettacolo, che sono Elisabetta Piccolo ed Emiliano Pasqualini, e insomma abbiamo fatto un bel lavoro. Comunque poi sicuramente sarà il pubblico a decidere, però è uno spettacolo
Molto pomposo, con una scenografia girevole molto importante, dei costumi importanti, musiche, balletti, insomma, quindi molto colorato, paillette, lustrini, brillante, e quindi insomma, ci siamo molto divertiti poi alla fine. Il Vizietto, il musical, dove potranno venirlo a vedere? Il Vizietto, il musical, sarà al Teatro Comunale Ramarini di Monterotondo il 15 e il 16 aprile alle ore 21 e quindi insomma siamo già quasi tutto esaurito, quindi insomma partecipate numerosi come sempre. Il Vizietto! Il musical! Vi aspettiamo!